Allora, questa è la domanda, in questo caso numero 8, di una verifica che ho fatto sulla GPS. E adesso io vorrei fare tutte le verifiche così, cioè nel senso che io ho un foglio di Google Sheet dove ho tutta una serie di domande. A questo punto ho fatto uno script dove random. Lui sceglie per ogni alunno, perché poi c'è un elenco degli alunni, per ogni alunno manda 20 domande randomizzate, compreso anche randomizzate la posizione delle risposte. In questo caso io sto correggendo e dunque quello che ho io è il PDF che ho mandato alla loro email, che poi lo che io l'ho mandato in bozza all'inizio, cioè io il software l'ho mandato in bozza. A questo punto arrivo in classe, le invio, ci metto 3-4 secondi a inviarle, facciamo 1 minuto, ok, le invio anche, ho provato anche con 26 alunni tranquillamente. A questo punto loro attraverso il computer o il loro cellulare guardano le domande, a questo punto su un foglio di carta fanno le risposte. Poi certamente sarebbe bello riuscire magari a scannerizzare i fogli e poi un software li controlla in automatico, però adesso sto controllando io. Quello che a mio avviso è fondamentale è anche il discorso della pagina. Qui è fondamentale perché così so, pagina corrisponde a domanda, ogni pagina è una domanda. A questo punto io velocemente guardo, per esempio, perché loro com'è che mi rispondono? Semplicemente gli ho detto mettete 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino a 20 che sono le domande e poi potete rispondermi con R1, R2, R3, R4, R5, R6, uno di questi. Anche perché il tempo non gli do tantissimo tempo, perché la banca dati della domanda era solo 40 e dunque qualcuno poteva, come si può dire, trovare quello vicino con la stessa domanda. E allora, naturalmente, avranno sicuramente le risposte spostate, quello sì. E dunque, in questo caso, che cos'è H? Che H è la planarità, nel caso di questo alunno era R1, però per l'altro alunno poteva essere R5, R6, o poteva anche per caso essere R1, però con difficoltà, cioè era una cosa un po' difficile. Dunque, quello che io vedo adesso utilissimo è, io com'è che faccio a correggere? Guardo l'email che ho inviato, scarico, più che scaricare, clicco sul PDF, vedo e faccio scorrere il PDF, controllo sul cartaceo se la domanda è giusta, semplicemente metto una X se è sbagliata e un ok se è giusto. A questo punto poi farò la somma delle domande giuste, okay? Fondamentalmente questo. Però quello che a me sembra molto utile è innanzitutto anche la velocità. Ho già, innanzitutto ognuno ha una prova diversificata. Naturalmente più la banca dati delle domande è grande, più è diversificata. E l'altra cosa è che correggo abbastanza velocemente. Ecco, fondamentale a mio avviso è che all'inizio avevo trascurato, poi in un'altra prova i miei alunni mi hanno detto ma abbiamo difficoltà perché poi quando facciamo scorrere le domande possiamo sbagliare, invece se mette domanda 7, 8 così via, noi riguardiamo e vediamo che sia corretta e questo è utile sia per loro che anche e soprattutto per me a correggere, okay? Sono più veloce a correggere. Vabbè, naturalmente sarebbe bello riuscire poi a farlo tutto in automatico, però vabbè. Certo, Google Moduli poteva fare, però Google Moduli il mio problema è che non posso avere una banca dati di domande, o le fanno tutte o bisogna fare dei giochi. Invece in questo modo io
il giorno prima della verifica lancio lo script, a questo punto ci metterà un'ora per fare tutto, dipende dal numero degli alunni. A questo punto però io poi la mattina mi trovo con tutte le risposte in bozza, con tutte le domande in bozza, a questo punto le invierò, insomma, a mio avviso è molto comodo. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.